Ciao, sono Matteo Scala, responsabile tecnico dell'Happy Camp che si svolge all'interno del Pala Bolzani. Oggi vi porto con me a vedere un po' di attività che svolgiamo nel nostro camp durante le settimane. Quest'anno siamo passati da 9 a 11 settimane, introducendo le settimane di inizio e fine agosto. Abbiamo accolto nella nostra struttura circa 380 ragazzi, raggiungendo 170 ragazzi come picco settimanale. Come abbiamo visto, i ragazzi durante queste settimane hanno potuto testare circa una ventina di attività svolte durante la loro settimana qua al camp, attraverso la presenza anche di esperti, ma anche fuori dal nostro camp, come l'attività di piscina e minigolf. Qui siamo all'interno del campo A, dove si sta svolgendo il camp di specializzazione 3P Camp, supervisionato da Davide Giglietti, che conta una quarantina di ragazzi alla settimana, ogni settimana con un tema diverso, dove i ragazzi lavorano sia sul campo a livello tecnico che fuori dal campo a livello fisico, con ospite fisso Nick Raivio, e abbiamo come ospiti allenatori e giocatori di altissimo livello che ci aiutano a trattare i temi che svolgiamo ogni settimana, temi specifici che andiamo a vedere sia a livello teorico che tecnico che fisico, grazie anche al preparatore fisico del nostro camp Tiziano Rogola. Qui al camp abbiamo avuto ospiti allenatori con cui abbiamo approfondito diversi aspetti tecnici, arbitri che hanno mostrato molti aspetti legati al regolamento, giocatori, fisioterapisti e massoterapisti. E qui adesso vi mostriamo il nostro lavoro fisico, un lavoro che d'estate serve tantissimo ai giocatori di pallacanestro di tutte le età, che svolgiamo supervisionato da Tiziano Rogora, allenatore del nostro settore mini basket, preparatore fisico, laureato in scienze motorie. Vista la grande richiesta del 3P, soprattutto per le età che non si potevano iscrivere, abbiamo deciso di aprire all'interno dello spazio Happy Camp una parte specialistica di pallacanestro che sulla stessa linea del 3P segue diversi temi ogni settimana e li elabora per età molto più mini basket rispetto che giovanili. Anche qui con istruttori esperti del nostro settore giovanile mini basket. Lavoriamo anche qui sempre su aspetti tecnici, fisici e grazie anche alla presenza di diversi esperti che vengono come ospiti a fare diversi allenamenti durante le 4 settimane. Durante queste settimane abbiamo avuto un buon numero di ragazzi, circa 20 a settimana. Oltre alle classiche attività, in questo camp ospitiamo anche diversi esperti che ci aiutano appunto a dare senso al multisport dell'Happy Camp. Una di queste attività extra con l'esperto è Hip Hop, con cui ormai abbiamo il piacere di collaborare da anni con Rachele Tarantino, storica collaboratrice dell'Legnano Basket con la B2, che porta tutta la sua esperienza all'interno di questo camp con l'attività di Hip Hop. Un'altra attività che facciamo con gli esperti è scherma, che abbiamo visto appassionare molti dei ragazzi che frequentano il nostro camp. Con i ragazzi di scherma Legnano collaboriamo ormai da anni, abbiamo stretto una collaborazione che ci piace molto mantenere e
è un'attività che puntiamo a confermare anche a ripetere più volte la settimana. Una cosa che ci rende molto orgogliosi di portare avanti ormai da anni è la collaborazione con l'Istituto Fermi San Giulio di Castellanza, istituto che ci permette di svolgere una volta a settimana un corso di inglese per i nostri ragazzi che partecipano alla settimana del camp. Corso di inglese che prevede una parte di didattica da seduti, ma anche una parte molto più attiva con giochi in lingua, dove i ragazzi hanno la possibilità, rimanendo attivi, di imparare comunque un qualcosa di nuovo. Un'altra attività che ci piace molto portare avanti ormai da anni è tennis. Grazie alla presenza di un esperto, in questo caso ringraziamo Letizia Conti, che all'interno dei campi da tennis presenti nella nostra struttura del Pala Borsani fa delle lezioni di tennis ai nostri ragazzi almeno una volta a settimana, dove i ragazzi hanno la possibilità di vedere anche questo sport che negli ultimi anni sta emergendo tanto in Italia. Oltre all'attività che svolgiamo all'interno della struttura del Pala Borsani, svolgiamo anche attività esterne. Oggi ci troviamo al mini golf, ci ospita la struttura del Relax Time di Canerate, dove i ragazzi appunto provano un'altra attività, attività che abbiamo riscontrato appassionare molto i nostri giovani, in una struttura che da anni ci accoglie e con cui ci troviamo molto bene a collaborare. L'attività di piscina, ormai sempre presente in tutte le settimane, un giorno a settimana, portiamo i nostri ragazzi presso la piscina di Cerro Maggiore, struttura che riesce a dedicare l'intero spazio a noi e che permette di portare i ragazzi in un luogo dove sono presenti vasche di diversa altezza, adatte dall'età della materna all'età delle medie, e quindi in cui tutti i ragazzi del nostro camp hanno possibilità di divertirsi. La riuscita di questo camp ci è permessa soprattutto grazie al lavoro di Jerry, Stella, Max. E a loro va un doveroso ringraziamento, come va ai nostri istruttori e assistenti che ogni giorno lavorano con noi per permetterci la riuscita di tutte le attività, prendendosi cura dei ragazzi che ospitiamo. Io vi faccio un grandissimo saluto, se ci volete passare a trovare la nostra struttura è sempre aperta per accogliervi, se no vi do appuntamento all'estate prossima. Ciao!